Allora, prima inevitabile domanda. Quanto è stato divertente ritrovare sul set, la famiglia che avevamo imparato a conoscere nel primo film? Ma io, è L'unico stato molto film non fa divertente, quella di... Nemmeno io l'ho devo dire, è fatto. stato veramente divertente. Guarda, io spero di non incontrarli mai più, che questo finisca qua, qualunque tipo di rapporto tra me e gli altri. Siete contenti? Così? Ecco. Ricominciamo. Allora, Lo dico per gli altri. no, io posso dire per me che io lavoro molto spesso con una famiglia di attori, una famiglia mostruosa, quindi con quasi tutti ho fatto almeno due lavori, almeno con tutti quelli che sono presenti, dai 5, ai 6, ai 2, ai 3. Ed è bellissimo trovarsi con un gruppo di attori così bravi, perché lo ricordo a tutti, fare la commedia è più difficile che recitare. Quando reciti devi mostrare delle intenzioni e dei sentimenti, quando fai la commedia devi mostrare quelle azioni, quei sentimenti, più la comicità, il tempo, l'ironia. Quindi per me è fantastico confezionare dei film, veramente il cui intento è nascere e riunire tutta la famiglia davanti al grande e al piccolo schermo. E tra l'altro posso dirvi in confidenza che a 3,50 euro da questa settimana, dal 21 di giugno, potrete vedere due volte Un matrimonio mostruoso al costo di un film americano. Cioè tu puoi entrare, vederlo, rivederlo e il popcorn per tutta la famiglia al costo di un solo film Tutta la americano. famiglia mostruosa, attenta. Mostruosa. Perché tutte le famiglie sono un po' mostruose a modo Sì. loro. A voi. Che dai, guarda, dire? se può fare. Una volta dicevo se può fare, io non so se ti ricordi. Paola invece, che atmosfera hai trovato sul set? Guarda, ho trovato molto caldo, faceva tipo 40 gradi, eravamo in No, io avrei esterno. dei Ah, scusa, ma io. Tranquillo, scusa. Ah, tra di noi, ah, Lo sì, vedi, no, dai. sto scherzando. Allora, che atmosfera, ho trovato un'atmosfera meravigliosa. Adesso, veramente, già nel primo film che io ho visto da spettatrice, avevo visto questo legame pazzesco tra gli attori, tra i personaggi, si vede quando c'è pasta, no? E questa energia si è ricreata così tra tutti noi, ci siamo proprio divertiti. Guarda, veramente l'unico problema è stato un po' il caldo perché eravamo vestiti invernali, ma io dico sempre, poi c'è sempre anche gente che lavora. E noi siamo sempre molto fortunati anche quando abbiamo 50 gradi Certo. in testa, quindi ci siamo divertiti moltissimo. Per Wolfango, qual è il tuo film di riferimento in questa saga? Ma in realtà questo è un misto. Io traggo un po' dai fumetti dell'infanzia, dalle versioni di Topolino della Divina Commedia, dai film di Tim Burton, dei classici dell'horror. Più che altro è la satira della commedia all'italiana, insomma, la presa in giro dei nostri rapporti familiari, forse ecco, traggo da quelle che sono le esperienze familiari mie e dei miei amici, diciamo tutto quell'orrore, ma perché voi ai matrimoni o purtroppo anche a dei funerali o alle occasioni dei compleanni, dei battesimi, non ridete mai? Cioè avete presente quando arrivano gli zii a casa per le tombolate, i lontani parenti o quando rinverdiamo i conflitti familiari? Ecco, quella è un po' la base a cui ispirarsi per tirare fuori questi due film, La famiglia e Il matrimonio mostruoso, che esce il 21 giugno. A 3,50 euro. Per tutti. La scena più divertente da girare qual è stata? Sono tutte divertentissime. E poi corriamo contro il tempo, quindi girare non è così divertente, ma dopodiché fare il film, stare con loro, vederlo uscire, vedere la sala ridere è divertentissimo. A me mi è venuto in mente lo scherzo che abbiamo fatto Andrea, È sinceramente. Non è vero stata la quello. scena più Però forse divertente, non è c'era. stato lo scherzo che abbiamo fatto Andrea. Lì ci vorrebbe, vabbè. Qui c'è un'altra puntata per Un'altra raccontare puntata dello che è una cosa scherzo che abbiamo fatto meravigliosa. sul set. Vabbè. Vale un film. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te. Ciao, buon Ciao, lavoro. buon lavoro. Ciao.